Glenn è un arbitro amatoriale irlandese che insieme alla sua categoria è finito sui giornali britannici per lo stop che è stato imposto alle partite vista la violenza con la quale i genitori dei ragazzi in campo si presentano sugli spalti. Qui siamo nei campi del Dublin Schoolboys League. Gli abusi sono frequenti ogni fine settimana, aggressioni verbali costanti da parte dei genitori, ma anche degli allenatori, delle squadre. Alla fine anche i giocatori vengono coinvolti, gli insulti sono all'ordine del giorno quando usciamo per arbitrare. Mi aspettavo di ricevere questa accoglienza come avviene anche per gli altri arbitri, ma adesso le cose vanno peggio. Sono stato anche aggredito da un giocatore. Il livello di scontro è tale che quasi 1000 partite tra adolescenti sono state cancellate, visto che gli arbitri hanno deciso di scioperare. Allora la bolla è scoppiata su Twitter con segnalazioni di grandi firme come Niall Quinn. Niente arbitro, niente partita. Supporta il direttore di gara. Errol Sweeney si è occupato della prima divisione sudafricana e una volta ricevuto una busta con proiettili. Per lui la maturità la devono dimostrare soprattutto i genitori. I genitori hanno bisogno di crescere perché alcuni di loro non sembrano adulti e lasciano che i ragazzini si divertano col gioco. Se perdono, perdono. Ma il problema è che alcuni genitori vanno alle partite e pensano di essere loro gli allenatori e i dirigenti. Hai un allenatore? Lascia che faccia il suo mestiere. La Dublin Schoolboys League e la Football Association of Ireland affermano che non tollereranno ulteriori abusi da parte di genitori scatenati. Un avvertimento diretto ai club. Normalmente è compito dei genitori applicare la disciplina ai propri figli, tuttavia gli eventi qui a Dublino nelle ultime settimane dimostrano che è giunto il momento per alcuni genitori di autodisciplinarsi. Non farlo nelle prossime settimane e mesi potrebbe significare che le rispettive squadre potrebbero non giocare mai più. This is Ken Murray for Euronews in Dublino.